San Michele, come tutti i misteri, augurano un buon Corpus Domini a tutti. Una dedica speciale a tutte le persone che non sono presenti e sono impossibilitate a stare qui in mezzo a noi. Buon Corpus Domini a tutti. Tunzella, Tunzella! Vieni, vieni! Uno, due, e... I 13 ingegni del Dizzinno sono partiti dal Museo di Via Trento come ogni anno per sfilare lungo le strade del Borgo Antico e del centro di Campobasso. Adrenalina e curiosità tra le migliaia di persone assiepate, bambini increduli, genitori e nonni in adorazione. Una tradizione unica che riscalda i cuori dei campobassani e dei molisani e che anche quest'anno ha richiamato tantissima gente da fuori regione. Non sono del posto, C'è mia figlia che lavora qua e quindi di conseguenza ne approfitto per vedere la festa, che è bellissima. Sì. Tornerà? Sempre. A prescindere da sua figlia? No, sempre, tutti gli anni. Una promessa è come un voto, diciamo. Io sono molisana e vivo a Roma, però è sempre un'emozione tornare qui e rivivere questa giornata, che è un po' la festa di tutta la mia città. Io uguale, sono a Roma, sono la consocera e vengo sempre a vedere questa bella festa. Posso fare una domanda? Vi vedo così appassionati. Voi siete di Campobasso? Sì, cara. Siamo nati, facciamo questa devozione, più non è solo folklore, ma è proprio un'appartenenza che si sente. Ogni anno si rinnova sempre la stessa emozione. Sì. Non c'è Corpus Domini senza misteri. Tunzella, Tunzella, vieden, vieden. Signora, lei è di Campobasso? No, sono di Roma. È la prima volta che viene qui a vedere il Corpus Domini, i misteri? Allora, è la prima volta, degli amici me ne hanno parlato e quindi ero curiosissima di vederlo, uno spettacolo meraviglioso, emozionante, e complimenti all'organizzazione perché è veramente molto bello. Tornerà? Tornerò anche per vedere se ci sono delle variazioni nella tradizione sempre. Noi lo vediamo ormai tutti gli anni, quindi è la gioia di rivedere la nostra tradizione. Perché lei è campobassana, è di qua? No, sono da 15 anni però che vivo a Campobasso, quindi invece per lui è tutti gli anni bello. Sì. Perché vieni qui? Perché è bello vedere l'emozione dei bambini felici, che è il loro sogno, diciamo. Circa 500 le persone coinvolte nella macchina organizzativa, una macchina spettacolare ben rodata che è riuscita a gestire anche la fine anticipata della sfilata a causa del maltempo. Dunzella, Dunzella, vieten, vieten, sotto questa seggiatura, a chioppo di questa coda, beh!